Salve a tutti signori, quest'oggi parliamo di qualcosa che ha a dir poco dello scandaloso. Il sito di cui vi voglio parlare è un sito specifico che comincia con la B e finisce con Ungod, però non è l'unico che potrebbe attuare queste politiche di inculaggio totale del cliente. Ce ne potrebbero essere altri. Io, da esperienze su Gearbest, Hobbyking e qualche altro store, mi sono sempre trovato da Dio anche con l'assistenza, ma questi qui non è solo una faccenda di assistenza, cioè questi qui hanno l'intera loro policy, le loro linee guida dei dipendenti, dicono dovete per forza fottere il cliente in qualsiasi modo possibile e immaginabile, e mi raccomando, se ci mettete un pizzico di perculaggio di mezzo, va anche meglio. Ormai me ne sono capitate talmente tante su questo sito che io veramente non so più cosa dire. Io avevo già fatto il video, quello che gli store cinesi praticamente vendono ciò che non hanno. Letteralmente vende questo store cinese, parliamo di questo che è meglio, vende ciò che non ha, voglio dire, sponsorizza sulla sua bella home page per una settimana, due settimane, un mese i prodotti HK, perché li vendono loro, lo store ufficiale e pochissimi altri worldwide parlando. Quindi quando tu vuoi comprare un prodotto di un'azienda del genere e lo vuoi pagare a un prezzo onesto, solitamente finisci su Banggood, perché copre tutti questi marchi cinesi e te li dà ad un prezzo molto vantaggioso. Più se ti fa gli sconti, a maggior ragione, io dovevo cambiare la trasmittente video, l'ho presa da loro. Vendono questo bel prodotto che non hanno fisicamente in mano, vedete? Non c'è niente. E questa cosa però, questo fatto di non averlo in mano, cioè di non averlo in magazzino, te lo dicono un mese dopo che l'hai comprato. Ovviamente se tu continui a comprare roba da loro e non hai modo ogni giorno di vedere se lo stanno processando, eccetera, come fai a sapere che non ce l'hanno? Perché loro lo vendono come in stock, perché vi ricordo che loro hanno la possibilità di scrivere non in stock. E lo fanno, spesso e volentieri. Ma il fatto di sponsorizzare tutto, darti lo sconto, vendertelo, prenderci soldi, e poi un mese dopo dirti che non ce l'hanno, cioè io rimango esterrefatto. Voglio dire, tu sei lì che ti fai tutti i progetti, in questo caso di montare il drone, con una certa scaletta che già è lunga perché sto parlando di cinesi, e più te lo mettono al culo così. Una cosa incredibile, vecchi miei, una cosa incredibile. E guardate qui la mail che vi mandano, hanno pure la grafichetta, hanno la grafichetta per dirti che praticamente te stanno in culo. Fantastico, veramente fantastico. Tra l'altro, quando sono andato a premere quel pulsante lì per cercare, insomma, di riavere i miei soldi indietro, l'ordine è andato in processing e non ho potuto farlo perché l'avevo ordinato assieme ad un altro oggetto, quindi devi aspettare che l'altro oggetto venga spedito come ordine a parte, che ti riarrivi quella mail, e spero non si prendano un mese questa volta, ma non credo, e finalmente puoi riavere i tuoi soldi. Quei soldi ti ridanno subito, per carità, ti ho fatto perdere un mese di vita, speravi, adesso dovrai prenderlo da un altro sito che non ce l'ha, o dovrai riprenderlo da noi che non ce l'abbiamo e aspettare comunque due mesi. Tranqui. L'altra faccenda di cui volevo parlarvi invece è questa qui, di questo saldatore, che è un TS100. È un saldatore quotatissimo, se vogliamo definirlo anche portatile. Definiamolo portatile perché può essere alimentato da 12 a 24 volt, quindi con tutte le lipo dei droni, se avete l'adattatore, perché non mi ricordo la marca che lo fa, non vi dà il connettore qui, non ve lo dà, quindi quando vi arriva senza nulla sostanzialmente, quindi una cosa così poco comune, un 55-25, che è un connettore molto specifico, non si avvia con la micro USB, non sperateci. Ma al di là di questo, che è perfettamente legale purtroppo, c'è stata un'altra faccenda. Io l'ho comprato di questo colore nero e proveniente dalla Cina, quando potevo prenderlo dall'Europa, che si chiama Banggood EU Warehouse, e di colore blu sapphire come piaceva a me, solo perché nella versione cinese ti davano due gifts, due regali. Ok, ho indicato tre, sono due. Uno era del nastro da giardino rosso, che non ho capito cosa minchia c'entrava. Il secondo invece era una punta così, una punta a tua scelta tra quelle compatibili col TS100, e siccome di solito si tiene una punta così, quindi proprio punta, conica, non so come definirla, più una punta piatta per la saldatura dei droni, è molto comoda, una punta con, alla fine, diciamo, un cilindro tagliato. Ecco, allora io ho scelto quella come gift, perché
insomma, gratis, 7 euro la prendo, e lo prendo dalla Cina, decido di aspettare di più perché, vabbè, è utile. Faccio l'acquisto e sostanzialmente quando vai nel checkout puoi selezionare di cosa fare il checkout. Sapete, ci sono le spunte, è tipico dei siti cinesi. Su Amazon invece te lo fa spostare sotto in salva più tardi, non so, una cosa del genere. Però il concetto è sempre quello, tu tieni gli oggetti e fai il checkout di quello che ti serve. Facendo il checkout del solo saldatore, non si sa perché i regali sono spariti. Spariti! Perché io stavo comprando anche una terza punta, quindi non mi sono accorto che i gift sono comparsi nel carrello come oggetti extra, che tra l'altro non erano neanche accorpati. Quando sono tornato indietro, quelli ovviamente sono spariti, come se io non avessi mai comprato niente. Allora vado subito a farmi la coda dall'assistenza messaggistica, che è quella che mi ha preso per il culo in innumerevoli maniere, e quando finalmente sono riuscito ad accedere dopo 16 persone, mi hanno detto, non capivano un cazzo, capiscono veramente niente, che mi avrebbero mandato la punta assieme al pacchetto. Io immediatamente ho pensato, benissimo, me l'hanno detto per farmi tacere perché non gliene può più. La mattina dopo mi arriva una mail, scontata ma scontatissima, guarda, la punta del saldatore non te la mandiamo perché ormai il pacco è partito. Che vi ricordo che il loro pacco è partito, si intende esattamente un minuto e 5 secondi dopo che è stato comprato, che poi non è partito, è processato, scusate, è già stato processato. Cioè un minuto dopo che l'hai comprato c'è questo delay, è processato, da lì in poi non puoi renderlo, non puoi riavere i soldi indietro, non puoi fare alcuna modifica. Veramente io non mi capacito del perché, è semplicemente un metodo truffaldino per dire noi non possiamo fare più niente, e con questo c'ero già rimasto fregato. Cioè se tu compri una roba su Banggood, mettitela via, l'hai comprata, e l'unico modo che hai di annullarla nel delay, cioè nel tempo che passa tra quando hai pagato a quando processano, è usare la chat, che ci mette sempre e comunque più di un minuto per riuscire a loggare, perché c'è sempre la coda. Quindi è veramente un circolo truffaldino. Comprare da Zion mi sembrava più onesto. Ricordo che i cinesi, quando cominciate con i papiri, in particolare tecnici, quando vi serve l'assistenza, semplicemente alzano le mani. È successo con Gearbest, tipo, che avendo io bruciato la scheda ESC del drone, 4 in 1, costa 50 euro, non era poco, io ho fatto un video documentato tecnico, che si vede benissimo dove e cosa è successo, o almeno lo stato attuale, bene, ti prendi il rimborso, perché tecnicamente non possono replicare. Non possono, non l'ho capito neanche io che c'ero, cosa è successo, tanto meno loro. Lo stesso con Hobby King. Non sono io che voglio fregarvi a tutti i costi, cioè se un prodotto mi arriva funzionante, per me è funzionante. Però se succede un disastro e io non ho idea di come potrebbe essere successo, l'unica cosa che posso dire è che era un difetto di fabbrica. E il difetto di fabbrica questi due l'hanno riconosciuto. Se mai dovessi andare da Banggood, io sono certo che tirerebbero fuori tutte le scuse di questo pianeta per cercare di fregarmi, ma non ti darebbero un solo euro allo scucciolo. E detto questo, niente, praticamente vi ammazzano psicologicamente. Cioè voi vedete le risposte e vi ammazzano, perché avete sempre torto e si tengono i vostri soldi, in ogni caso. Questo cosa significa? Che non dovete più comprare da Banggood, dai siti cinesi? No, in realtà è il massimo per queste cose qui, è proprio il massimo. Io trovo tutto lì ai prezzi migliori. Il problema è quando avete, con un prodotto che vale un po', dei problemi dopo la vendita, appena dopo che hai premuto checkout. Se hai dei problemi oltre a quello, è un incubo, sono soldi buttati. Se invece va tutto liscio, allora è un gran risparmio. Solo che andare tutto liscio in questi ultimi due mesi non è stato proprio contemplato. Vabbè, detto questo, comprate do cazzo ve pare, questa era la mia esperienza. Ci becchiamo un altro video. Se c'ho voglia di farli.